In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile per scoprire che tempo ci attende per questo fine settimana. Giuseppe, sembra che quest'anno l'estate si faccia un po' desiderare, considerate le piogge di questi ultimi giorni, ma prima di scoprire cosa ci attende per il weekend, vogliamo partire dalla situazione attuale del tempo. Sì, nella giornata di ieri la nostra regione è stata raggiunta da un'area di bassa pressione proveniente dalla Francia, pressione che ha causato precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco un po' su tutto l'intero territorio regionale. Su alcune località abbiamo avuto anche accumuli pluviometrici piuttosto rilevanti, come nelle aree interne, a quelle ai confini con la Lucania e con il Molise. Quest'area di bassa pressione ora si è posizionata sullo Ionio e condizionerà ancora per i prossimi giorni la nostra regione, soprattutto nel corso del pomeriggio di oggi, quando avremo un incremento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica, nuvolosità che causerà altre precipitazioni temporalesche che progrediranno prima di sera anche su alcuni tratti di costa. Giuseppe, come si svilupperà invece più nel dettaglio la situazione per domani sabato 16 e domenica 17 giugno? Sì, per domani sabato avremo iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, seguite da un incremento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, con precipitazioni a carattere di rovescio che dalle aree interne si trasferiranno anche lungo la costa. Le temperature non subiranno particolari variazioni, oppure avremo una temporanea diminuzione nel momento in cui avremo le precipitazioni. I venti risulteranno deboli a tratti moderati da nord-est e il mare poco mosso. Per quanto riguarda la giornata di domenica non avremo grossi cambiamenti, con cielo sempre sereno, poco nuvoloso nelle prime ore della giornata e in serata, mentre durante il pomeriggio si svilupperanno ancora sistemi nuvolosi nelle aree interne associati a rovesci ancora a carattere di temporale. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, riportandosi entro i valori medi del periodo. La ventilazione risulterà debole settentrionale e mare poco mosso, localmente mosso a largo. Giuseppe, invece, cosa ci puoi dire sulla tendenza per quanto riguarda la prossima settimana? Hai atteso qualche cambiamento? Sì, per i primi giorni della prossima settimana, ecco, ritornerà una figura di alta pressione che è stata spesso assente nel corso degli ultimi anni. Stiamo parlando dell'anticiclone delle Azzorre, il quale invaderà l'intero bacino centro-occidentale del Mediterraneo, garantendo maggiore condizione di stabilità, anche se qualche rovescio potrebbe ancora insistere nelle aree interne nei primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì. Ma poi, nei giorni a seguire, l'alta pressione quindi si rinforzerà maggiormente, riportando condizioni di stabilità ovunque. Una fase di tempo, diciamo, tipica dell'estate mediterranea, con caldo non opprimente come viene causato dall'anticiclone subtropicale, quello che abbiamo avuto nelle ultime estati. Quindi caldo non afoso e con temperature gradevoli. Questa fase dovrebbe durare probabilmente per l'intera prossima settimana. Quindi avremo il ritorno dell'estate mediterranea, vecchio stile. Per maggiori dettagli comunque invito sempre i telespettatori, soprattutto per quanto riguarda la tendenza per la prossima settimana, a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogilento.it.